Allora, buongiorno a tutti, ringrazio evidentemente per l'invito il Presidente Santosuosso, mi ha permesso di venire a trovare i colleghi e gli amici di Avellino, soprattutto mi ha permesso di venire a trovare a casa sua l'amico e collega Ezio Piantedosi. Io ho il compito di illustrarvi, cercando di non annoiarvi a morte, gli studi di settore. Il nostro problema, il problema del Consiglio Nazionale, è quello di procedere ad una divulgazione della conoscenza degli studi di settore. Questo è il primo problema. Ed è legato al fatto che la conoscenza degli studi di settore è la prima difesa nei confronti degli accertamenti che possono essere emessi. Conoscere bene il meccanismo, la struttura, la metodologia con la quale sono stati fatti, significa anche imparare a compilarli ed eventualmente evitare errori o inesattezze che possono effettivamente poi pesare sul singolo, ma vedremo che possono pesare poi negli anni successivi anche su tutti gli altri componenti della categoria. La seconda, secondo obiettivo è che se non si modificano le cose nel 2013 gli studi di settore diventeranno a livello regionale, territoriale. E qui nasce un'esigenza ben precisa, che per il 2013 ogni collegio dovrebbe avere un esperto in studi di settore che sia in grado di portare il contributo della realtà territoriale dell'esercizio, della professione del giovane. Le realtà territoriali sono diverse, le professioni del geometra sono variegate in Italia perché siamo una delle categorie che fanno più cose, le cose più diverse. Il problema fondamentale è riuscire in qualche modo a costruire degli studi di settore anche territoriali che rappresentino in modo attendibile quella che è la realtà del processo produttivo e della possibilità di creare compensi. Questo deve essere fatto da qualcuno che è pratico, evidentemente, della realtà territoriale. Velocissimamente passo a, con una carrellata, a dire cosa sono gli studi. In qualche modo è giusto dare una definizione generica veloce, anche perché mi interessa poi soffermarmi di più eventualmente sul calcolo dei minimi, dei ventili, eccetera, che sono poi la parte centrale del problema. Cosa sono? Sono uno strumento che permettono di ottenere un risultato finale di un percorso che è mirato a realizzare l'identikit di ciascuna impresa o lavoro autonomo, perché è un'impresa in senso lato anche di lavoratore autonomo, nel contesto del settore economico e del territorio in cui esso opera. Vedete che il discorso del territorio in cui esso opera è ricordato anche nella definizione che è presa direttamente dalla definizione data dalla SOSE, Società Studi di Settore. Mi permetto soltanto di modificare una parola, io non vorrei che ci fosse soltanto un identikit, vorrei che si riuscisse a fare la fotografia di ogni contribuente, perché l'identikit ha anche delle parti ancora vaghe e indistinte. La fotografia più dettagliata, più precisa è e più mi permette di evitare di penalizzare il soggetto contribuente. Lo studio di settore ha come obiettivo quello di misurare la capacità di produrre compensi del singolo contribuente. Questa è la grossa differenza rispetto a tutti i sistemi precedenti, che invece erano un po' di massa, tipo i coefficienti presuntivi, i coefficienti di congruità, la minimum tax, che determinava delle cose che potevano valere per me, per Santosuosso, e evidentemente un abito che vestivo bene me, probabilmente Santosuosso non poteva neppure infilarselo, ma d'altronde neanche quello di Santosuosso avrei potuto infilarlo io perché non mi ci trovavano più. Come nascono? Nascono dall'esigenza di individuare un meccanismo di determinazione della capacità contributiva che sia trasparente da un lato e quindi conosciuto dal contribuente, è in grado di cogliere la realtà economica di riferimento. Lo studio di settore è dinamico, l'evoluzione è un fatto fondamentale per lo studio di settore, che ha un'evoluzione doppia di due tipi. Una è del,
dello studio, del programma di Gerico, che ha un'evoluzione perché la legge prevede che venga evoluto sicuramente ogni 3 anni, ma a volte persino nell'ambito dei 3 anni si possono correggere o integrare alcuni elementi, alcuni fattori, alcune conoscenze. L'evoluzione poi è data da un altro fatto, dalla dinamicità nei confronti dello stesso contribuente. Spesso mi sento chiedere, io quest'anno faccio magari solo pratiche catastali e l'anno dopo faccio solo progetti. E se mi hanno classificato tra i catastali o tra i progettisti e poi io i progetti non li faccio più, che cosa capita? Non capita nulla, perché la dinamicità dello studio è data anche da questo punto, misura quello che sta facendo quel contribuente quell'anno. Quindi un anno uno potrebbe essere inserito nel cluster di prevalenza dei catastali, l'anno successivo dei progettisti e così via, oppure in modo ponderato in vari cluster, cioè in vari gruppi omogenei, a seconda delle prestazioni che ha svolto nell'anno. Volevo ricordare questo, avevo trovato questa figura per indicare l'evoluzione, perché mi aveva colpito il fatto che eravamo partiti da una certa posizione e dopo aver fatto un'evoluzione enorme alzandoci ci siamo ritrovati nella stessa posizione per motivi di tecnologia. Le sedi del confronto, evidentemente gli studi di settore nascono da una collaborazione, da un confronto tra l'Agenzia delle Entrate e i rappresentanti delle categorie. Le sedi del confronto sono in sede territoriale gli osservatori regionali, non so fino a che punto funzionino nella vostra zona, non funzionano molto neanche in altre zone, se invece da voi funzionano siete più fortunati, perché gli osservatori locali hanno evidentemente il compito di esprimere, di portare a livello nazionale quelle che sono le peculiarità locali e le realtà locali. In sede nazionale la commissione degli esperti, che è una commissione su nomina ministeriale, ogni categoria professionale e imprenditoriale ha un proprio rappresentante nominato dalla categoria, che evidentemente ha il compito di collaborare, partecipare alla costruzione dello studio di settore, evidentemente stando attento che vengano fatti dei calcoli, delle elaborazioni, della raccolta di dati che siano corretti, attendibili e non penalizzanti per gli iscritti. Per fare questo ci sono tavoli tecnici nei quali ci si incontra da un lato l'Agenzia delle Entrate e dall'altro i rappresentanti di categoria, supportati ed aiutati dai tecnici della SOSE, Società Studi di Settore, i quali evidentemente hanno il compito delle elaborazioni statistiche e così via. Lo studio di settore nel nostro caso si configura con 2 tipi di analisi: l'analisi della congruità e poi vedremo l'analisi della coerenza. L'analisi della congruità è basata sul numero degli incarichi svolti nell'anno e sul valore medio per tipologia di incarico dichiarato dal contribuente. L'analisi della coerenza, vedremo poi in modo più approfondito che cosa significano queste cose. L'analisi della coerenza invece misura 2 parametri, quello della resa oraria, infatti nel modulo e nei questionari vedete che c'è numero di ore settimanali di lavoro, settimane di lavoro nell'anno, e l'incidenza dei costi sui compensi. C'era un terzo parametro fino ad un anno, 2 anni fa, che era la cosiddetta resa del capitale, cioè il rapporto tra il valore dei beni strumentali e dei compensi. Era un dato che non era significativo, era in qualche modo persino distorsivo, perché non significa avere un'attrezzatura, non significa averla impiegata ed aver ricavato dei compensi. Se uno compra una stazione totale per fare il topografo e poi nessuno gli commette alcuna prestazione, evidentemente ha una bella attrezzatura ma non se ne fa nulla, cioè non è che riesca a produrre compensi solo perché ha un'attrezzatura in ufficio.
dopo aver salito la scala leonardesca, con un po' di fatica sono diventato congruo e coerente e mi sento più tranquillo, non solo perché se sono congruo non può partire un accertamento su base studi di settore, evidentemente, poi accertamenti di tipo diverso possono essere sempre fatti, ma sappiamo che non ne possono poi fare tantissimi. Molto più facile mettere accertamenti basati sui risultati dello studio di settore. La mancata coerenza non permette da parte dell'Agenzia delle Entrate l'emissione di un accertamento, ma è un segnale di rischio, evidentemente, che quindi può far entrare in una sorta di lista dei cattivi e creare problemi per le eventuali verifiche in studio o richieste. Perché mi sento più tranquillo? Perché non soltanto perché non dovrebbe partire certamente, non dovrebbe partire alcun segnale di rischio nei miei confronti, ma perché un certo articolo di legge, che è il 27 della legge 28 gennaio 2009 numero 2, ha stabilito che non possono essere emessi accertamenti basati su presunzioni, quindi gli accertamenti cosiddetti presuntivi, se non per compensi che superino del 40% i compensi dichiarati, con un massimo di 50.000 euro. Detto in soldoni, se ho dichiarato 100.000 euro di compensi, non possono emettermi accertamenti presuntivi se non hanno accertato un risultato superiore a 140.000 euro. Mi sono quindi, in qualche modo, con la congruità e la coerenza, ho acquisito una certa tranquillità per una certa franchigia. Passiamo all'analisi della congruità. L'ho presentato come una bilancia per una ragione: la congruità è in qualche modo il risultato di un equilibrio della gestione dell'ufficio. E a proposito di gestione dell'ufficio, è opportuno anche dire che imparare a utilizzare il programma GERICO dello studio di settore significa anche imparare a gestire il proprio ufficio, a gestirlo con carattere di imprenditorialità che molti di noi non hanno, soprattutto quelli di una certa età, perché non ne avevano bisogno. Avevano delle tariffe di riferimento, applicate o non applicate, erano degli orientamenti comunque esistenti, non avevano bisogno di fare analisi di costi dell'ufficio e così via, perché quello era comunque compreso in quelle tariffe. Quindi avevamo una certa carenza, perlomeno parlo di quelli della mia età, poi i giovani possono aver avuto altre abitudini, ma non avevamo assolutamente mentalità imprenditoriale. Lo studio di settore ti permette anche di imparare a gestire l'ufficio in modo corretto. La congruità viene misurata semplicemente, come dicevamo, sulla base del numero di incarichi e del valore medio dichiarato. Nel caso evidentemente che non si raggiunga la congruità, ci si può anche adeguare. Affermiamo una cosa e cominciamo a segnalarcela: per il calcolo della congruità non entra in regressione, cioè non funziona, non serve a nulla, non serve a nulla il dato diverso da quello che è il numero degli incarichi svolti e il peso degli incarichi sul piano dei compensi. Quindi non c'entrano le spese, non c'entrano le spese fatte per collaboratori esterni, per professionisti esterni, per i dipendenti, per qualsiasi altro tipo di spesa, consumi, attrezzatura, valore beni strumentali, eccetera. Solo il numero degli incarichi e il peso che questi incarichi hanno sui compensi. L'analisi della congruità è condotta sulla base dei soli dati dichiarati dal contribuente. Quando troviamo e protestiamo perché alcuni risultati degli studi di settore non ci sembrano attendibili, non ci sembrano reali, teniamo conto che li abbiamo costruiti noi quei dati, perché l'Agenzia delle Entrate e la SOSE non aggiunge assolutamente, non inventa assolutamente nulla. Prende i dati dichiarati dai 70.000 geometri circa che si dichiarano
con il codice di attività dei geometri liberi professionisti, prende tutti questi dati, li elabora e fa delle indagini dei dati statistici, e vedremo anche come. Quindi, quando ci lamentiamo che alcuni dati sono poco attendibili o poco aderenti alla realtà, è perché probabilmente li abbiamo compilati, consegnati noi, compilando male e in modo errato i questionari. Dicevamo, il contribuente può adeguarsi a quello che GERECO dichiara compenso puntuale. GERECO, il programma degli studi del settore, al termine dei quali, se qualcuno di voi ha avuto la pazienza di utilizzarlo qualche volta, vede che alla fine porta due dati, compenso puntuale e compenso minimo. La legge dice che se uno non è congruo dovrebbe adeguarsi al compenso puntuale. Tuttavia ci sono circolari che riconoscono che anche il compenso minimo è un compenso possibile e quindi compatibile con la correttezza di gestione dell'ufficio. Si è, dopo tanto tempo e dopo tante discussioni, riuscito ad ottenere in una circolare, la circolare 5, il riconoscimento che chi si trova naturalmente nell'intervallo di confidenza, cioè tra il valore minimo e il valore massimo, è da ritenersi comunque un contribuente corretto. Eventualmente poi, se abbiamo tempo, io vorrei farvi un esempio di GERECO compilato anche per dimostrarvi come funzionano i correttivi congiunturali riguardanti la crisi economica. Dicevamo prima, andiamo velocemente, analisi della congruità, non congruo, possibile accertamento. Possibile accertamento, e la congruità nasce dal numero delle incariche relative alle tipologie, da D1 a D29, le abbiamo aumentate, vedremo poi perché. Ecco, il calcolo della congruità nasce praticamente da questo quadro, il quadro D del questionario degli studi di settore. Sono elencate 29 tipologie. Fino a un anno fa, due anni fa, le tipologie erano 21, sono state integrate da una serie di altre tipologie richieste dal Consiglio nazionale, richieste da noi, e c'erano dei motivi ben precisi. Vi faccio due esempi per velocità, poi se abbiamo tempo e se abbiamo domande approfondiamo tutti i vari passaggi. Vedete al punto D10 che c'era la voce anche perizie stime, che è la voce che da sempre è presente nell'elenco delle tipologie degli studi di settore. Nella D11 e D12 sono state inserite, di cui stime effettuate su richiesta degli istituti bancari, di cui perizie effettuate per conto di imprese assicuratrici. Perché? Perché in quei famosi tavoli tecnici, nei contraddittori che venivano fatti, ci accorgevamo che proiettando e analizzando i questionari e le dichiarazioni dei redditi di colleghi che avessero lavorato prevalentemente per istituti bancari o per imprese di assicurazione, questi erano sempre non congrui. Pur essendo correttissimi, perché sicuramente le banche non pagavano in nero e neppure le imprese assicuratrici, ciononostante questi colleghi erano sempre penalizzati, non erano congrui e potevano ricevere un avviso di accertamento. Il motivo era legato al fatto che in quei casi la tariffa, il pagamento, unilateralmente veniva deciso dall'istituto bancario o dall'impresa assicuratrice. Se volevi lavorare, dovevi lavorare a quelle tariffe, altrimenti evidentemente non ti davano gli incarichi. Tu lavoravi, venivi pagato, eri correttissimo, fatturavi tutto, ma non eri congruo e potevi correre il rischio di ricevere un avviso di accertamento. Allora, dimostrando questo fatto, prima passando i dati in un quadro Z di facoltativo, di compilazione facoltativa, si è dimostrato che la cosa era vera, ce l'hanno inserita con dei valori minimi molto più bassi che poi vi farò vedere. Un altro punto che mi interessa farvi vedere, sarebbero interessanti tutti, ma uno particolare che mi interessa è il D28, stabili collaborazioni con altri studi professionali compensati a forfè. Noi ci trovavamo di fronte a molti casi in cui probabilmente giovani professionisti che avevano fatto pratica professionale presso lo studio, avevano
superato l'esame di Stato, si erano abilitati e si erano iscritti, continuavano a lavorare presso lo studio nel quale avevano fatto pratica e fatturavano evidentemente al professionista titolare, ovviamente fatturando collaborazioni, non prestazioni specifiche da loro firmate. Questo faceva sì che non potessimo con lo studio di settore fotografarli, perché non sapevamo che cosa facevano. Ed erano sempre e comunque penalizzati, perché evidentemente non risultavano mai né compiti né coerenti. E anche questi, passati attraverso il quadro Z facoltativo, si è visto che il numero era abbastanza consistente, sono stati inseriti come voce a sé nelle tipologie obbligatorie del quadro D, con una voce, con un importo minimo forfè prestabilito che poi vedremo. Questo permette anche di misurare in modo corretto tutti quelli che operano con questa tipologia di lavoro presso lo studio professionale principale. Cosa intendiamo per incarico? Io non avevo mai inserito questo dato e poi mi è sempre stato richiesto, perché invece c'è molta confusione. Sarebbe stato più giusto per noi che conosciamo cosa significa la voce prestazione, non la voce incarico, perché l'incarico potrebbe comprendere più prestazioni. In effetti non si è voluto utilizzare il termine prestazione perché alcune categorie professionali non l'hanno voluto accettare e quindi è stata scelta la voce incarico. Spieghiamo cos'è. L'incarico è quella prestazione per la quale in quell'anno è stato incassato un compenso. Quindi è chiaro che se in quell'anno avete cominciato a progettare un fabbricato e non avete incassato acconti, quello non esiste per gli studi di settore. Esisterà ed emergerà nel momento in cui incasserete il primo conto ed emetterete la prima fattura. È chiaro che l'acconto relativo ad una prestazione è un incarico e pesa per il compenso che viene dato. Se vengono incassati due acconti per la stessa prestazione, è sempre un incarico ed il peso sui compensi è la somma dei due acconti incassati. Bisogna precisare che, e questa era una vecchia abitudine dei geometri di una certa età, non so se i giovani la ripetono, ma a volte è comoda e quindi viene fatta, una fattura a volte comprendeva più prestazioni e c'era una cifra forfettaria o concordata o comunque stabilita in qualche modo al fondo, quindi ci poteva essere la fattura che ricordava progettazione, direzione dei lavori, accatastamento del fabbricato ed una cifra finale. Questa cifra deve essere ripartita in modo corretto, puntuale e discrezionale per le tre prestazioni, progettazione, direzione dei lavori e accatastamento. E questo è il motivo principale, anche se non è l'unico, per cui il questionario negli studi di settore, nella parte cosiddetta tecnica, deve essere assolutamente compilato dal soggetto, dal professionista che ha effettuato le prestazioni. Ti sfido a trovare un commercialista che, se gli consegnato una fattura che comprende 3-4 prestazioni ed una cifra finale in fondo, sia in grado di ripartirla in modo corretto, non conoscendo assolutamente quello che è il contenuto delle varie prestazioni che avete svolto. Voi che le avete svolte, ognuno di voi che le ha svolte, è in grado di pesare all'interno di quella fattura in modo esatto quello che è il peso di ciascuna di quelle prestazioni. La voce dal D31 al D34 è una voce che ha suscitato qualche critica per il fatto che bisogna per forza di cose passare le fatture e verificare, lo deve fare il geometra obbligatoriamente, se questi incarichi sono stati iniziati in anni precedenti e non ancora completati, iniziati in anni precedenti e completati nell'anno, iniziati e completati nell'anno, iniziati nell'anno e non ancora completati. È un lavoro evidentemente un po' da certosini, ma bisogna farlo per due motivi. Il primo, perché siamo riusciti con questo sistema ad ottenere che nella circolare 44 del 2008 il Ministero delle Finanze dicesse agli uffici periferici quando un contribuente
che esercita una professione tecnica non è congruo, dobbiamo tener conto se ha incassato molti pagamenti frazionati, perché il pagamento di molti acconti o di saldi residui può aver influito direttamente sulla possibilità che diventasse congruo o meno. Questo evidentemente deve essere considerato dall'ufficio per eventualmente non emettere l'accertamento dopo aver verificato che buona parte degli incassi ottenuti dal professionista nascono da pagamenti frazionati. Secondo motivo, personalmente avevo provocato il dottor Brunello, presidente della commissione ministeriale e amministratore delegato della SOSE, di costruire un gerico più grosso, un gericone grosso, che dovesse servire a fare una cosa: non a misurare il geometra per quanto ha fatto nell'anno solare, ma per misurarlo su un periodo più lungo. Il ciclo di molte delle nostre prestazioni supera il limite dell'anno solare. Se uno costruisce una casa, da quando la progetta a quando la finita e la catasta sono passati 3-4 anni almeno. A questo punto può capitare che in uno di questi anni non abbia incassato assolutamente compensi per quel tipo di lavoro. Quindi il lavoro l'ha fatto, però non ha incassato compensi. I nostri compensi sono soggetti ad una sinusoide di rappresentazione che può in qualche punto, in qualche anno, toccare dei limiti molto bassi e causare l'emissione di un accertamento, ma anche nei confronti di un contribuente corretto. Sarebbe più giusto se venisse misurato su un periodo almeno triennale, perché evidentemente si compenserebbero un po' gli alti e bassi delle sinusoide e in qualche modo si potrebbe cercare di evitare le penalizzazioni maggiori. E questa cosa probabilmente si farà, è allo studio, cerchiamo di farla fare, e quindi sarà un aiuto in più che potremo chiedere nel caso in cui non saremo comodi. Ma ha un'altra utilizzazione, è uno dei motivi, anche se non è il principale ve lo dimostrerò con un esempio di Gerico, è uno dei motivi per cui viene calcolato un coefficiente congiunturale legato alla crisi, perché abbiamo sostenuto e l'amministrazione finanziaria l'ha recepito che in momenti di crisi ci sono due aspetti che possono concorrere nei nostri confronti. Il primo è quello, diminuzione degli incarichi, delle prestazioni, ma quello lo studio di settore lo coglie di suo, perché lo indichiamo noi se abbiamo fatto 5 pratiche catastali o 3 o 10, e quindi lo studio di settore lo coglie e ci misura per il numero di pratiche che abbiamo fatto. Quindi non c'è problema, ma c'è un altro aspetto. C'è, e questo è più preoccupante perché probabilmente le brutte abitudini si mantengono nel tempo, e il mercato, in assenza di tariffe e in momenti di crisi, può assestarsi su livelli tariffari unitari inferiori a quelli che erano prima, in vigore prima della crisi. Questo può assolutamente causare anche questo un evidentemente problema di tipo congiunturale. Anche questo evidentemente ci viene in qualche modo sollevato dalla compilazione di questi righi. Le altre cose non sono tanto importanti, sono facili da capire. Il problema fondamentale, lo ricordo solo mentre esco, è quello di evitare, quando si parla di ore settimanali e di settimane nell'anno, di indicare ad esempio 72 ore settimanali per 52 settimane, anche perché, posto che è poco credibile, potrebbe essere anche alla lunga un po' masochistico, perché i parametri della coerenza parlano anche di reso orario, aumentiamo le ore a dismisura per vedere che lavoriamo tanto per poter incassare quel compenso e diventiamo non coerenti con la reso oraria e quindi ci siamo fatti del male. Questo è un esempio di calcolo del volume unitario, del valore unitario attribuito da Gerico, dal programma. Questa è la formula che viene riportata nella nota tecnica e metodologica, che trovate, me l'ha ricordato ieri il Presidente, perché io parlavo di Agenzia delle Entrate, e Savoldi, che è attento a tutto, mi ha ricordato: guarda che l'hai pubblicato tu sul sito della Fondazione. Sul sito della Fondazione c'è una mia brevissima sintetica circolare
con allegata la nota tecnico-metodologica che porta tutti i dati degli studi di settore. Qui la formula è scritta in modo criptato, io l'ho messa un po' in chiaro per renderla più immediatamente comprensibile, l'ho evidentemente fatto semplicemente per un incarico, anche perché altrimenti più incarichi di tipo diverso causerebbero dei calcoli di ponderazione che probabilmente diventerebbero di difficile spiegazione. Facciamo l'esempio di uno che abbia lavorato esclusivamente facendo pratiche da manutenzione ordinaria e risanamento conservativo. Questo signore si è lavorato solo nell'edilizia, fidatevi, viene assegnato al cluster numero 5. Provateci una volta con Gerico e vedrete che è vero. Il coefficiente della funzione di compenso per questo tipo di attività, tipologie, progettazione, interventi, manutenzione ordinaria, eccetera, del cluster 5, dà una funzione di compenso di 6039,8045. Come si deve procedere? Si moltiplica il numero degli incarichi, in questo caso ho messo 1 per semplicità, per il coefficiente della funzione di compenso. E quindi 1 per 6039 dà 6039. Dopodiché si assume il maggiore tra il valore medio dichiarato. Ho fatto 10 pratiche di questo tipo, ho incassato 10.000 euro, il valore medio è dichiarato 1.000 evidentemente. Quindi assumo il valore medio dichiarato se è più alto del valore minimo provinciale, altrimenti devo assumere il valore minimo provinciale. Se ipotizzo un valore medio dichiarato pari a 1.500 euro, che è superiore al valore minimo sicuramente anche nella vostra zona, dovrò moltiplicare l'importo ottenuto precedentemente per 1.500, trovo 9 milioni e rotti. Questi 9 milioni e rotti li devo dividere per il valore massimo di quel tipo di attività. Il valore massimo da questo tipo di attività per i progetti minori è 6.110. Il valore massimo è unico per tutto il territorio nazionale, i minimi sono invece diversi per ogni provincia. 9 milioni e rotti diviso 6.110, ottengo 1.483. 1.483 è il valore che Gere contribuisce a quella vostra prestazione. Vedete che è pressoché identico al valore dichiarato, 1.500. Questo significa una cosa. Significa che se voi dichiarate un valore non inferiore ai minimi tabellari provinciali di ogni prestazione, siete sempre comodi. Basta conoscere i valori minimi tabellari e basta poter, quando si incassano tanti acconti, poter incassare degli acconti che ci consentano di avere un valore medio dichiarato non inferiore al minimo. Allora, veniamo da un esempio invece proprio della provincia di Avellino. Io ho raggruppato i valori di tutte le prestazioni riguardanti la provincia di Avellino. Vedete che nel caso, ad esempio, dei progetti minori è 713, voi altri siete una di quelle province che ha una strana anomalia, che per i progetti maggiori, quelli fino alla nuova costruzione, il valore minimo è più basso, 545. Allora sembra un errore, ma torno a dire, se è un errore l'avete causato voi, perché questi dati escono dall'elaborazione di tutti i dati dichiarati dai geometri della provincia di Avellino. Quindi può essere un errore perché avete indicato nel rigo sbagliato il numero degli incarichi, oppure c'è un altro motivo che è più oggettivo. Diciamo, le progettazioni minori possono essere più brevi, si può incassare magari il saldo nello stesso anno in cui si fanno, e i progetti maggiori invece vengono frazionati con molti acconti, soprattutto in questi momenti di crisi, e quindi i valori sono molto più bassi. Questi due motivi evidentemente hanno comportato questa strana anomalia. Sotto ho provato a farvi un esempio di applicazione, sempre della provincia di Avellino. Ho preso come esempio un contribuente che faccia 10 incarichi
10 prestazioni di tipo catastale, per queste 10 prestazioni ha un compenso complessivo di 5.000 euro che corrisponde a un valore unitario medio di 500 euro. Questo signore è congruo. È congruo perché se andiamo a vedere nella tabellina delle attività catastali, il valore minimo tabellare per la provincia di Avellino è 341. Se invece tra 10 incarichi abbiamo incassato 3.000 euro, abbiamo un valore medio dichiarato di 300 euro e il nostro amico non è congruo e si troverà probabilmente esposto anche all'emissione di un accertamento. Perché i valori minimi sono diversi provincia per provincia? Perché prima di operare questo tipo di indagine, ai nostri compensi veniva applicata la cosiddetta territorialità generale. La territorialità generale, che può essere più adeguata per l'imprenditore, per i commercianti, aveva pochissimo significato per le professioni, pur essendo la territorialità generale tale per cui l'Italia è stata divisa in 5 zone, in zone di maggior benessere e di minor benessere, a seconda evidentemente del numero della scolarità media dei presenti, del numero delle banche, del numero delle imprese, di tutta una serie di indicatori economici. Però questa territorialità generale di per sé non era sufficiente ad indicare in modo preciso quelle che erano le differenze da provincia a provincia. Allora abbiamo provato a fare una cosa, abbiamo chiesto agli statistici di SOSE di provare a fare alcune indagini per vedere ad esempio se una prestazione, la medesima prestazione fatta a Milano, fatta ad Avellino, fatta ad Enna, veniva pagata nello stesso modo. Come si raccoglieva? Si raccoglieva dal fatto che tutti i geometri avevano dichiarato in tutte le tre province che cosa incassavano come valore medio per quel tipo di prestazione. Siamo le solite, sono tutte cose che abbiamo dichiarato noi, spesso e volentieri non le abbiamo dichiarate noi, le hanno dichiarate i commercialisti per noi, e non sempre i commercialisti possono compilarle correttamente perché non conoscono il nostro tipo di attività. Almeno questa parte tecnica, torno a dirlo, compilatevela voi per favore, perché se non la compilate voi potete creare dei problemi, prima di tutto voi stessi, ma poi siccome questi dati vengono elaborati per calcolare i parametri per l'anno successivo, mettere in guai tutta la categoria. Da questa indagine statistica è emerso un dato strano, che per certi tipi di prestazione non esistevano differenze sensibili tra il compenso pagato a Milano, il compenso pagato a Enna e il compenso pagato ad Avellino. Per altri tipi di prestazioni, invece, la differenza era consistente, era notevole. In certi casi arrivava al 40% per lo stesso tipo di prestazione. Allora abbiamo capito che forse per rispondere meglio a criteri di territorialità bisognava raccogliere tutti i dati a livello provinciale e misurare i geometri di Avellino con i dati che tutti i geometri di Avellino avevano dichiarato, perché altrimenti facendo delle medie nazionali evidentemente finivamo per privilegiare quelli delle zone più ricche, Milano o Varese magari, no? O qualche zona del Friuli, e penalizzare invece quelli che lavoravano in province dove le tariffe purtroppo dovevano essere dettate dal mercato in modo migliore. Questo per dimostrare che effettivamente questi minimi sono diversi per ogni provincia. Vedete Agrigento, Alessandria, ancora Aosta, questa tabella con i minimi relativi a tutte le prestazioni e a tutte le province è riportata nella nota tecnica e metodologica che trovate pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, studi di settore professionali, VK03U, attività tecniche svolte da geometri,
nota tecnica e metodologica, si clicca, si apre, si copia, oppure sul sito della Fondazione, dove è stata riportata con una mia breve circolare di sintesi. Volevo qui farvi notare due cose. Ecco, prendete ad esempio Aosta, Enrico IV, altre perizie stime, poi dice al netto delle, ma altre perizie stime era la voce che veniva riportata prima nell'elenco delle tipologie, e altre perizie stime ad Aosta aveva un valore minimo di comparazione di 319 euro. Chi faceva pratiche per istituti bancari era sempre non comodo, perché mediamente gli istituti bancari pagano delle tariffe piuttosto basse. Ieri Savoldi le ha definite indecenti, no? Possiamo forse essere anche tutti d'accordo. 70 ne avevo un po' esagerata lui, ma non quelle perizie assicurative? Per le perizie assicurative no, aveva ragione. Vedete che l'aver inserito la voce effettuate su richieste degli istituti bancari da 319 si è passati ad Aosta a 162, e si è passati per le perizie svolte per imprese assicuratrici a 104. Quindi queste due voci sono state abbassate molto come valore di minimo, proprio per riconoscere il fatto che si lavorava su tariffe unilateralmente decise dal committente, che aveva un peso di mercato evidentemente non proporzionato a quello del professionista. Notate una cosa, perché qualcuno me l'ha fatto notare: su queste due voci vedete che il minimo è preciso per tutte le province. C'è un motivo, è la prima volta che è stato inserito e non abbiamo raccolto dati delle varie province, quindi è stato un minimo in qualche modo calcolato su base nazionale. L'anno successivo, quando finalmente raccoglieremo i dati delle varie province, evidentemente troverete poi dei minimi che sono calcolati sulla base di tutte le dichiarazioni. Ma gli istituti saranno queste tutte le parti, quindi sarà lo stesso. Come? Dico, se gli istituti sono stati tutti Italia, probabilmente saranno lo stesso pure gli anni successivi. Sì, può essere. Può essere, ma può anche darsi che so che l'istituto bancario dico di Enna, per non dire di Avellino, possa pagare le stesse stime meno che non a Milano, perché il mercato probabilmente pretende anche quello, chi lo sa. Abbiamo con gli studi di settore abbiamo a volte raccolto dei dati che erano stranissimi, guardate, vedete che ci sono tutti i tipi di prestazioni che possiamo fare, tutti i tipi hanno un loro minimo, questo minimo è differenziato per province. Volevo segnalarvi per la famosa cosa che avevamo visto per la collaborazione, che è il fondo, quindi devo eccola qui. Stabili collaborazioni con altri studi professionali compensate a forfè. Valore 1000. Quindi se la fattura fatta dal giovane geometra che collabora presso lo studio del professionista titolare dal quale aveva fatto la pratica, o per casi analoghi può essere anche il geometra anziano che invece collabora con uno studio perché si è stufato di farlo da solo, cose di questo genere, bene, se ha fatturato almeno 1000 euro dorme sonni tranquilli. Anche qui c'è 1000, identico per tutti, certo, ma sono tutti quei dati dove trovate lo stesso valore, è perché è la prima volta che sono stati inseriti e non sono stati raccolti dei dati differenziati per province. Però vedete che ci sono anche delle cose tipo accessi ad uffici per richiesta di ritiro documenti, 51 euro, registrazione contratti di locazione, 63 euro, voglio dire, sono cifre abbastanza modeste, non,
sono state accettate anche cifre abbastanza modeste. La compilazione e dichiarazione dei redditi, che è stata prima segnalata dal dottor Mion, 52 euro. Credo che si debba incassare qualcosa di più per farlo, perché altrimenti sarebbe veramente tragico. La denuncia di successione, siccome c'è sempre stata dentro, ha invece dei dati differenziati per provincia. Abbiamo visto l'analisi della congruità, abbiamo visto come si calcola il valore, abbiamo visto che per ogni tipo di incarico che avete svolto in quell'anno, per il quale avete incassato dei compensi, se il valore medio dichiarato per ogni tipo di prestazione non è inferiore al minimo, siete congrui. Guardiamo la coerenza. Essere coerenti etimologicamente significa stare insieme, ma stare insieme tra simili. Ecco perché la coerenza viene basata su cluster, cioè su gruppi omogenei, su gruppi che riconoscono geometri che sono simili per tipo di attività, per dimensione di ufficio, per tipologia di clientela e così via. La coerenza si basa, certo, permette di valutare il professionista sulla base di indicatori economico-contabili specifici del settore. Spieghiamoci meglio, la coerenza serve un'altra cosa anche. Serve il fatto che, siccome essere congrui è abbastanza facile, se uno non è corretto, cosa che dovrebbe invece essere sempre, se non è puntuale e rigoroso nel compilare la parte del numero degli incarichi, come dovrebbe invece essere, essere corretti e puntuali e rigorosi significa fare del bene a se stessi e a tutta la categoria. Non è che io voglio giocare a favore dell'Agenzia delle Entrate, non ne ha bisogno, ci pensa già lei a fare quello che deve fare, a volte fa persino di più. Ma quello che conta qual è? Hanno inventato i parametri di coerenza per avere dei segnali di rischio. La coerenza serve per vedere se tutto il processo economico e tutto ciò che c'è dietro al processo economico che produce compensi ha un suo, una sua logica, un suo equilibrio. Quindi evidentemente la quantità di ore lavorate per fare una certa cosa, quindi l'incidenza delle spese sui compensi. Andiamo oltre. Il mancato rispetto dei parametri della coerenza non può far scattare l'emissione di accertamenti, ma come dicevamo prima è un segnale di rischio. È un contribuente che è congruo, ma non si sa se è congruo perché lo era effettivamente congruo o se ha giocato in modo scorretto nel numero degli incarichi e nel tipo di prestazioni che ha svolto. E allora in qualche modo l'analisi della coerenza verifica questa correttezza o scorrettezza e la segnala all'Agenzia delle Entrate, che può evidentemente nelle liste dei cattivi segnalare eventualmente il nominativo per controlli di altro genere. La resa oraria si calcola prendendo i compensi che sono stati dichiarati, che si depurano per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, per i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale, cioè a professionisti esterni che avete fatto lavorare, e si divide per il numero delle ore di lavoro nell'anno, ovviamente anche per il numero degli addetti, ma principalmente per il geometra individuale, il libero professionista individuale, per il numero delle ore di lavoro nell'anno. Se il parametro della resa oraria rimane all'interno di una certa range, si è coerenti, altrimenti evidentemente manca la coerenza. Vedremo poi quali sono queste soglie. L'incidenza dei costi sui compensi si possono calcolare facilmente prendendo le spese da G05, G come Genova 05 a G09, sono praticamente le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, per compensi corrisposti a terzi, per prestazioni direttamente
inerenti all'attività professionale, per i consumi e per le altre spese. La somma di queste spese rapportata ai compensi da un parametro. Se questo parametro all'interno di un certo range è coerente, altrimenti no. Qual è questo range? Lo vediamo subito. Questa tabella la trovate nella nota tecnico-metodologica di cui vi ho parlato prima. Questa si vede non bene perché era scura molto la fotocopia, non potevo farne a meno, se non si leggevano i numeri. Questa è la resa oraria per addetto. La resa oraria per addetto, vedete che per ogni cluster ha due, quindi per ogni gruppo omogeneo, ha due opzioni. Perché? Perché la 2 e la 5, gruppo territoriale 2 e 5, sono le zone di basso benessere. Il gruppo territoriale 1, 3, cioè quelli non 2 e 5, perché poi ci sarebbe anche 4, sono invece le zone di maggior benessere. In alcuni casi la soglia minima ha poche differenze, nel primo cluster ha poche differenze, se guardate il cluster 4, a 11,98 per quelle di minor benessere, 13,88 per quelle di maggior benessere. Nella seconda colonna c'è la soglia massima. Cosa significa? Che se voi altri dividete i vostri compensi, depurati dalle spese per collaboratori coordinati continuative per quelle dei professionisti esterni, e li dividete per il numero di ore che avete indicato nel questionario, trovate un parametro. Se siete all'interno di queste due cifre, siete coerenti. Quindi la congruità, avete visto, si può calcolare con una matita e un pezzo di carta. La coerenza si può calcolare con una matita e un pezzo di carta. Quindi se uno conosce lo studio di settore e qualche volta perde un po' di tempo magari utilizzando il programma generico, poco per volta vede che cose che sembravano apparentemente molto complesse possono essere rese molto facili con la conoscenza di tutti i dati. Questa è la tabella invece dei minimi, delle soglie minime e massime della, dell'incidenza delle spese sui compensi. Qui invece ogni cluster, ogni gruppo omogeneo è ripartito in due voci, perché ci può essere il professionista senza forza lavoro, il professionista con forza lavoro. Il professionista con forza lavoro inevitabilmente ha delle spese superiori a quello, normalmente ha delle spese superiori a quello che non ha forza lavoro e non paga dipendenti. Noterete che la soglia minima è sempre zero, probabilmente meno spese vengono dedotte e più l'Agenzia delle Entrate è anche soddisfatta, non è che si preoccupi molto di questo aspetto, si preoccupa molto di più della soglia massima delle spese, che non deve essere sforata. Quindi se vi trovate nel vostro caso, nel cluster di appartenenza, tra zero e la soglia massima, siete sempre comunque coerenti, e quindi in questo modo, con tre calcoli abbastanza semplici, l'avete potuto garantire e verificare se siete prima comuni e poi coerenti. Ma come vengono ottenute queste cifre? Perché spesso e volentieri mi sento dire: vabbè, queste cifre che le avete inventate? No, non sono state inventate, e vi facciamo vedere come sono fatte. I 25. Vi faccio vedere il ventile della resa oraria, perché poi quello dell'incidenza dei costi sulle spese ha lo stesso principio. Vediamola sulla totalità dei soggetti, ma tenete presente che i ventili vengono poi fatti per ogni cluster, per ognuno dei cluster, e quindi per ognuno dei gruppi omogenei, attività catastali, progetti, perizie, eccetera. C'è la costruzione dei ventili. Prendiamo in esempio questa prima parte della presentazione. I modelli elaborati sono 70.231, 69.528 quelli corretti, gli altri erano tali che sono stati scartati perché erano illeggibili e comunque non, sicuramente non utilizzabili ai fini del calcolo. Ovviamente c'è sopra
il ventile relativo ai professionisti che appartengono ai cluster 2 e 5, zone di minor benessere, sotto c'è quella dei professionisti non appartenenti ai cluster 2 e 5, quelli, cioè zone di maggior benessere. Su 69.528 corretti, nelle zone di minor benessere i professionisti sono 19.854. Bene, ognuno di questi ha dichiarato un suo valore di resa oraria, compensi diviso il numero delle ore. Allora, si mettono in fila questi 19.854 dati ottenuti, partendo dal più basso, che di solito è 0, e si mettono in fila fino al più alto. Dopodiché, nella prima casella, e quindi nel primo ventile, si mette la ventesima parte di questi 19.854, in questo caso la ventesima parte è 993. Quindi dal valore più basso di resa oraria al 993esimo in linea crescente si fa la media e si mette la media nel primo ventile, 7,60. Dopodiché dal 994 per là e si costruiscono 20 caselle, ognuna dei quali rappresenta un ventesimo di quei 19.854 geometri che hanno dichiarato la resa oraria in quelle zone di minor benessere. Dopodiché, per costruire quella tabella con la soglia minima e la soglia massima, cosa si fa? Si scartano i primi due o tre ventili più bassi e i due o tre ventili più alti. Questo perché a volte sono abbastanza marginali. Tutto lo spazio, a volte addirittura se ne scarta anche uno solo, dipende dalle differenze dei valori dichiarati, tutta la parte centrale, e quindi subenti spesso dai 16 ai 17 ventili, rappresentano quel range che c'è tra il valore minimo e la soglia massima. E quindi avete visto che tutti questi numeretti e quei numeretti delle soglie li avete indicati tutti voi, anzi li abbiamo indicati tutti noi, io compreso. E quindi tutte quelle volte che viene compilato in modo negligente o approssimativo il questionario, oppure viene delegato ad altra persona, al consulente, al commercialista, il quale per fretta, per non conoscenza dei dati o che non può dare dei numeri precisi, combinate dei guai per voi e combinate dei guai per tutti gli altri. Non vi faccio vedere tutti gli altri ventili, ne ho 16 come questo da farvi vedere, ma non serve perché il concetto, la metodologia è la stessa. Due parole sulla difesa possibile. Sapete benissimo che sono uscite una serie di sentenze che dalla Cassazione, l'ultima di febbraio 2011, che dichiarano in modo preciso che lo studio di settore di per sé non dovrebbe essere valido per l'emissione di un accertamento, in quanto rappresenta per la Cassazione, ma ormai sta orientandosi verso questa definizione anche l'Agenzia delle Entrate, anche il Ministero delle Finanze e dell'Economia, rappresenta una presunzione semplice, cioè non è in grado da solo di sostenere l'emissione di un accertamento. Lo dice la Cassazione, ma se tutte le volte che avete un accertamento dovete andare in Cassazione, probabilmente spendete di più di quello che spendereste adeguando, se non vi manca molto al compenso puntuale. In più c'è anche un aspetto, io l'ho riportato qui perché il titolo è emblematico: lo studio di settore da solo è una prova, ma anche no, perché è capitato una cosa che potrebbe essere divertente se non fosse capitata a un contribuente. Nella commissione tributaria provinciale di Agrigento lo stesso contribuente ha 2 anni accertati con il solo studio di settore. Nella stessa sezione della commissione tributaria provinciale viene discusso il primo anno e la pronuncia, la sentenza è: lo studio di settore da solo non è sufficiente a sostenere l'emissione di un accertamento perché è una presunzione semplice, punto. Dopo
alcuni mesi viene deciso il secondo ricorso e la stessa commissione, la stessa sezione si pronuncia dicendo che lo studio di settore è valido e sufficiente per sostenere la commissione di una certa ricorso. Voglio dire, dato prima e lo fanno pagare dopo. Io voglio dire, ci sono le sentenze di Cassazione, c'è molta giurisprudenza, si possono queste cose conoscere, ce ne sono tante, ce ne guardate le più vecchie addirittura, vi posso far vedere, risalgono anche ad anni abbastanza datati. C'è una sentenza di Cassazione già nel 2007, poi uscita nel 2009, adesso l'ultima è del febbraio 2011, ma si è pronunciato il Piemonte, Lazio, Salerno, Reggio Emilia, Bologna e così via. Io sono sempre dell'idea, ma lo dico anche sempre in commissione ministeriale, la cosa migliore è cercare di prevenire. Se si riesce a conoscere bene lo studio di settore, se si riesce a compilare bene correttamente il questionario, se eventualmente ci sono degli aspetti, o sono capitate nell'anno alcune cose che non mi hanno permesso di essere, diciamo, normali nella vostra gestione d'ufficio, non dimenticate, lo studio di settore misura la capacità contributiva di quel settore, di quel contribuente, nella normalità gestionale. Quindi se uno ha avuto dei problemi di vario genere, nello studio di settore, cosa che è ignorata quasi da tutti per la fretta, soprattutto da parte dei compilatori, ci sono delle note in fondo dove si può scrivere il motivo per cui quell'anno non si è potuta fare una determinata entità di compensi. E questo viene normalmente ignorato. E invece è molto utile, perché si comincia a dire, guarda che effettivamente io non ho potuto ottenere questi risultati, ma non ho potuto per motivi che sono validi, oggettivi, che li comunico già fin d'ora. E l'ufficio deve tenerne conto, e se non ne tiene conto può correre il rischio di perdere in commissione poi, perché non ha motivato sufficientemente il rigetto di quei motivi. Prima di passare al futuro e alle domande, volevo farvi un esempio. Solo uno, veloce, per farvi capire che sui correttivi io credo che abbiamo lavorato bene, poi me lo direte voi. Allora, questo collega inventato di Sala Pianta, anche perché trovare uno che si chiama il Cagnoclone Vasio può capitare, ma insomma, così, avrebbe potuto anche fare qualcosa per farsi cambiare almeno il nome, voglio dire, secondo il cognome, non è interessante, non è importante vedere quanti tipi di prestazioni, quanti tipi di incarico e che peso hanno avuto, mi interessa vedere soltanto una cosa. Questo signore ha dichiarato alla fine di aver incassato 30.000 euro di compensi. E con 30.000 euro di compensi, questo signore è dichiarato da Gerico congruo. Ma noi siamo in un periodo di crisi, e quindi invece di 30.000 euro potremmo averne incassati, che so, 20, 25, non lo so, 15, puoi provocare, sei il provocatore là. No, non è crisi. No, tu stai zitto, non vale. 15. E congruo per effetto dei correttivi crisi. E qui dovete mettere le mani, però. Però sapete perché? Per un motivo. Per un motivo. Perché aveva compilato questo signore il quadro X3 e X4, ignorati dalla quasi totalità dei contribuenti geometri, in particolare, nei quali si segnala che cosa aveva incassato negli anni in cui non c'era la crisi.
Quindi ammettiamo che questo signore normalmente, linearmente, avesse incassato in questi anni 30.000 euro, se non avesse inserito queste cose, e ve lo dimostro, non sarebbe congruo. Avendo invece inserito, guarda che io non li ho incassati quest'anno per quel tipo di prestazioni, perché c'è la crisi, ho incassato di meno, pur avendo fatto gli stessi lavori. Ho incassato la metà di quello che incassavo l'anno precedente. Quando vado a dirglielo nei righi che sono stati appositamente calcolati, e glielo vado a scrivere qui, io con 15.000 ritorno congruo. Ma siccome il collega mi aveva provocato, voglio esagerare perché io non ho già fatto tante cose, non so dove devo andare a parare. Cosa vuoi che il ministero ti regali anche qualche cosa? Sarebbe male. 12.600, guardate che da 30.000 a 12.600 significa aver fatto il 60% dei ricompensi. Congruo per effetto di correttivi crisi. E adesso non venite a dirmi che non sono stati calcolati dei correttivi. Sono stati calcolati, io direi, persino abbondantemente, perché se vogliamo ricordarci dovete sapere qual è la percentuale che la Cassa ha detto essere generalmente, statisticamente, il compenso, la percentuale inferiore di compensi dell'ultimo anno. È attestata credo attorno al 10%, qui siamo attorno al 60%, ma non è un'esagerazione. Il motivo è legato ad un fatto: la cassa ha un valore che è quello rappresentativo della globalità dei liberi professionisti. Con lo studio di settore noi dobbiamo andare a pescare anche il professionista più disgraziato d'Italia, che è quello che lavora in una zona e fa un tipo di prestazioni che è stata quella più penalizzata di tutte dalla crisi, e quindi dobbiamo non penalizzarlo. Non è detto che sia qui presente, qualcuno dice, oh che bello, mi sento più bene, non è detto. Però voglio dire, questo per dimostrare che quando si lavora a livello centrale, io non lo so, le sette periferiche delle agenzie lavorano in modo differenziato e non voglio assolutamente entrare in niente. Possono essere migliori, meno buoni, non lo so, non voglio sapere. Dico soltanto che a livello centrale lavoriamo con assoluto rigore intellettuale, con assoluta onestà anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e della SOSE, e lo dimostra questo dato, altrimenti non sarebbe possibile ottenerlo. Chiuderei, prima di chiedervi se avete delle domande, per tratteggiarvi qualche cosa che potrebbe essere il nostro futuro. Il nostro futuro che è legato al fatto che noi nel 2012 avremo l'evoluzione totale del nostro studio. Io ho una certa conoscenza di quello che ci capiterà nel 2012, perché come coordinatore delle professioni tecniche nell'ambito della commissione ministeriale ho partecipato all'evoluzione di quello dello studio degli ingegneri e dei periti industriali che era in evoluzione quest'anno, nel 2010, ed è evidentemente una sorta di anticipazione di quello che capiterà a noi. Il probabile futuro, perché non ne abbiamo certezza, ma il futuro probabile tratteggiato, che è quello che hanno fatto le altre categorie tecniche, è legato, grazie, ce l'ho, vabbè. È legato ad un aspetto che personalmente mi ha preoccupato e l'ho già espresso in commissione ministeriale,
andando a illustrare le osservazioni per l'ingegnere e per il prete industriale. La congruità, che oggi, come abbiamo visto, viene valutata soltanto per il numero degli incarichi e per il valore medio dichiarato per incarico, molto probabilmente in futuro verrà invece misurata con due criteri. I due criteri sono le prestazioni tipiche della categoria, verranno sempre valutate, loro dicono, a tariffa, cioè col valore medio dichiarato, così come abbiamo visto per quello in vigore attualmente. Un'altra parte di attività che per gli ingegneri o per i periti industriali erano anche i rilievi topografici, che probabilmente invece per noi sono un'attività tipica, queste non sono le nostre evidentemente, che non esistono ancora, verranno valutate secondo spesa e tempo. E questo mi ha preoccupato. La spesa e il tempo sono le due voci che attualmente caratterizzano la coerenza, la quale però non incide nella congruità e non fa scattare l'emissione di accertamenti. Se mi viene calcolata qui, mi viene evidentemente inserito un elemento che mi va ad aggiungersi al calcolo della congruità, ma ad aggiungersi in modo pericoloso. Perché? Perché noi col sistema a valore medio dichiarato e numero di incarichi avevamo dato una risposta precisa al criterio di cassa. Il nostro criterio, grazie a Dio, di professionisti è di cassa e deve rimanere di cassa. Il problema vero è che noi siamo misurati in funzione di quello che facciamo e incassiamo, non solo di quello che facciamo, ma di quello che abbiamo fatto e incassato. Perché se non abbiamo incassato compensi non veniamo misurati. Ma quando nella seconda parte mi misurano come spesa e tempo, mi inseriscono un dato che non ha più criteri di cassa, ma criteri in qualche modo di competenza, perché le ore lavorate sono di quell'anno, le spese sono di quell'anno, e mentre gli incarichi e i compensi possono essere modulati nell'anno e possono essere rappresentati da una curva sinusoide, il tempo di lavoro e soprattutto le spese sono pressoché una linea retta. E non, quindi io potrei paradossalmente trovarmi in un anno che ho lavorato, ho avuto le spese, non ho incassato come avrei dovuto incassare per una serie di motivi più vari, e mi troverò in questo modo penalizzato perché non sarò congruo e mi sarà emesso un accertamento. Da qui, tutte le volte, in tutti i posti dove vado, io chiedo un'attenzione ulteriore nel compilare questi questionari, perché se andiamo a sbagliare il numero delle ore, a sbagliare l'entità delle spese, evidentemente combiniamo dei grossi guai. Un'anticipazione, questa nostra. Troverete non questo preciso quadro, questo quadro era il primo che mi avevano compilato. La settimana scorsa abbiamo avuto lunghe telefonate con un dirigente dell'Agenzia delle Entrate, la quale mi ha detto, lei mi aveva fatto delle osservazioni, alcune non le ho capite, e quindi gliele chiedo perché devo cambiare determinate cose. Devo cambiare determinate cose perché per esempio non mi è messo la certificazione energetica. E se è un quadro che deve servire per l'evoluzione del 2012, la certificazione energetica adesso c'è. Poi ci sono alcuni dati, questi dati relativi agli importi della direzione dei lavori o dei progetti, ok, mi hanno preoccupato un po'. Non sempre nei lavori più bassi, nei lavori minori, si può anticipatamente determinare l'importo finale dei lavori. Sono cose che cominciano a darmi un po' fastidio. Allora ho dato qualche suggerimento che poi verrà preso o meno, non lo so, ma sicuramente qualche modifica a questo modulo verrà fatto. Questo modulo si chiama quadro Z, è quello dello studio VK031. Quest'anno nella dichiarazione dei redditi, oltre a trovare il questionario solito, quello che serve a misurarvi congruità e coerenza per l'anno 2010, troverete anche questo modello, quadro Z, piuttosto consistente, che non servirà
a nulla per quanto riguarda la vostra vita professionale del 2010, ma servirà per raccogliere elementi, dati e fattori per l'evoluzione futura nel 2012. Non sto a dire che importanza ha la compilazione di questo quadro nel modo più diligente e preciso, perché evidentemente se diamo dei dati che sono approssimativi o addirittura inventati, ci capiterà la possibilità di avere degli studi di settore basati su dei dati inventati, errati e così via. E questa cosa non delegatela ad altri, fate la fatica, datemi ascolto, fate la fatica di compilarlo voi, perché ne va in fin dei conti del vostro portafoglio, della vostra attività professionale. Delegare agli altri quella parte che non conoscete, che non volete fare, che è la parte economico-contabile, fatelo pure, ma la parte tecnica assolutamente no. Nessuno meglio del singolo professionista sa che cosa ha fatto, come l'ha fatto e che cosa ha incassato per quella data cosa, se lo faccia lui da solo. Serve questo per difendersi, ma serve soprattutto anche per cominciare ad avere una certa manualità nello studio di settore che vi permette di conoscerlo meglio e di non fare degli errori che potreste pagare poi con gli accertamenti o delle imposte. Serve per un altro aspetto, serve per imparare a gestire l'ufficio, perché in qualche modo uno incomincia a calcolare le spese come e quando le deve fare. Serve per una terza cosa, perché qualcuno della provincia di Avellino impara così bene gli studi di settore che la prossima volta a tenere in qualche modo questa piccola spiegazione, questa piccola concione lo può fare direttamente. E in più, preparato in quel modo, potrà essere il referente per lo studio di settore territoriale, se non verrà prorogato, che si farà nel 2013, nell'anno dopo l'evoluzione. Quindi vedete che abbiamo un'evoluzione davanti che già ci preoccupa. Nel 2013 potrebbe esserci lo studio di settore territoriale, prepariamoci, non vuol dire che mi devo preoccupare solo io, vi dovete preoccupare anche voi. Quindi io spero che in ogni collegio ci sia un collega di buona volontà che si metta a mano a queste cose. Ovviamente lo aiuteremo nella formazione, non si può formare un collega nello studio di settore con un incontro di un'ora, un'ora e mezza, ci vuole più tempo, ci vuole il colloquio, ci vuole la relazione interpersonale. Però lo aiuteremo, lo costruiremo se è necessario, ma certamente è una cosa assolutamente necessaria. Io per ora mi fermerei qui, se avete delle domande sono qui a vostra disposizione. Faccio io il moderatore. Sì, sì. Fai tu il moderatore. No, nel senso che se avete delle domande siamo tutti qui a disposizione, mi ha deciso di non fare il break tra la prima parte della presentazione e quella legata ecco, a CSC e il settore, proprio per rimanere liberi alla fine di poter dare tutte le risposte su l'intera giornata. Posso aggiungere una sola cosa che ho dimenticato, che non ha niente a che vedere con gli studi di settore, ma che credo ci tenga Savoldi che venga ricordata. Perché Savoldi? Quest'anno nella dichiarazione del modulo della dichiarazione dei redditi troverete un quadro RR, che è questo, nel quale troverete uno spazio. Ciavoglia è contentissimo perché siamo l'unica categoria che l'ha, uno spazio dedicato ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Cassa Italiana Geometri CIPAB. Inserendo i dati in questi due righi, che poi non dovrebbero essere più sbagliati perché si prendono direttamente dallo stesso modulo della dichiarazione, si dovrebbe riuscire a evitare poi il modulo 17. Se usate un software per compilare questa dichiarazione, probabilmente ci sarà una compilazione automatica o un copia e incolla. Almeno presumo che una
buona parte delle ditte di software siano così furbe da fare la stessa cosa, come fanno per l'IRAP ad esempio, no? Che suggeriscono dei dati da inserire. Savoldi ci tiene molto perché è un qualche cosa che era partito da una sua iniziativa quando era presidente della Cassa. Siamo l'unica categoria ad averlo ottenuto, se siete contenti manifestatelo direttamente a Savoldi, se no non è colpa mia. Prego. Prima ha parlato giustamente che noi ci dobbiamo tutelare, perché credo che la maggior parte di noi vada solo dal commercialista e mette le classiche senza neanche vedere che cos'è. Quali sono i quadri che io in particolare devo dire, commercialista, dammi questo, questo e questo, che io me li porto allo studio, me li faccio e te li riporto. Perfetto. Subito. Allora, il primo quadro del questionario dello studio di settore che ognuno di noi deve compilarsi da solo è quello del quadro D, dove da D01 a D29 vengono elencate tutti i tipi di prestazioni che normalmente un geometra svolge, non tutti, perché altrimenti avremmo dovuto fare l'enciclopedia Treccani, data la varietà di cose che un geometra fa, ma dobbiamo coniugare la facilità di compilazione con il dettaglio di tutte le prestazioni. Questo è il primo quadro che assolutamente deve essere compilato dal geometra. Tra l'altro io vorrei sapere come fa una fattura a distinguere perfettamente un commercialista tra attività catastale, rilievi topografici con strumentazione GPS e altri rilievi topografici. La fattura magari è generica, non è molto precisata, il commercialista la prende, dove lo inserisce quel dato lì? O inserirlo in una di queste tre voci, a seconda di dove si inserisce, può far cambiare dei guai perché cambia il valore minimo tabellare e quindi può combinare dei guai grossi. Poi c'è il quadro di 30, voi consegnate tutte le fatture al commercialista. Come fa a sapere se l'oggetto di quella fattura è relativo ad una prestazione che avete iniziato in quell'anno e nell'anno precedente, che non avete ancora finito? Lo sapete solo voi, lo sa solo il professionista. Anche il D30 è assolutamente, da D31, 32, 33, 34, è un altro quadro che deve essere compilato esclusivamente dal singolo professionista. Le aree specialistiche non sono nient'altro che un riassunto delle tipologie, delle 29 tipologie che sono state messe sopra, quindi sono assolutamente facilissime da fare. La tipologia della clientela. Non sempre da una fattura si riesce a capire esattamente qual è il soggetto. Dovrebbe essere possibile farlo. Ma se fate una fattura, per esempio, al geometra d'Italia o all'ingegnere d'Italia, come si fa a sapere se l'avete fatta nell'ambito dell'attività professionale o se l'avete fatto per un vostro cliente privato al quale avete costruito un garage o una villetta o quale altra cosa, o avete fatto una pratica catastale? Lo sapete voi. Anche questa della tipologia della clientela la dovete compilare assolutamente voi. Io sarei dell'idea che anche le ore settimanali sarebbe bello se le settimane di lavoro delle compilaste voi. Le ore settimanali anche nei quadri di stampa. Sì. Tutti così. Praticamente no, non è nel quadro D, è nei quadri successivi. È sempre nel D, ma è nel D 59 e nel D 60 per essere precisi, tranne che cambiano di nuovo. Per raggruppare, cioè tutto ciò che è D. Fare... ecco, in qualche modo per riassumere il quadro D, guardatevelo voi e compilatevelo voi, perché quello ha contenuti tecnici, non ha contenuti né economico né contabile. Grazie.
avete qualche quesito sui costi di formazione, su qualcuno, faccio io una domanda così poi concludiamo. Qualcuno di voi qui all'interno si occupa già di assistenza fiscale? Nessuno? Dobbiamo scoprire quei quattro che hanno risposto di sì, che non sono venuti, ne sapete. Il 5% su 20 sono 4, dovranno venire, bisogna andare a catturarli. Quello è un dato assoluto, non è un dato relativo, Torino non è un campione. Comunque io, come? Allora, i costi, c'è il costo convenzionato che è espresso sul sito della convenzione, che è il costo del corso nella sua globalità per tutti i partecipanti, che è di 2.550 euro più IVA. Chiaramente a fronte di un numero di partecipanti pari a X, il costo sarà di Y. L'aula, così abbiamo voluto assieme al Consiglio Nazionale portarla fino a un numero di 25 partecipanti, in modo tale che se si riesce a aprire un'aula completa il costo crolla notevolmente. Poi noi non entriamo nel merito di quelli che possono essere i costi organizzativi del collegio, perché vagando di collegio in collegio ognuno applica un metodo proprio, chi addirittura agevola i corsi di formazione per i centri raccolta, magari sostenendo una parte dei corsi per gli iscritti, chi chiede una quota per l'utilizzo della sala e della struttura. Qui è chiaro, noi non entriamo nel merito, non è il nostro compito, non è la nostra volontà. Quindi se dovessimo fare una proiezione, diciamo che se con 15 partecipanti è un costo di 170 euro cada uno, se ce ne sono 25 costa 102 euro. Ritengo che da un punto di vista dell'opportunità sia veramente banale, ecco, perché innanzitutto avete modo di apprendere, e così mi ricollego alla domanda, mi ricollego alla sua domanda, perché imparare a compilare le dichiarazioni dei redditi per gli altri probabilmente vi aiuta a compilare anche le vostre, diventare fiscalisti di se stessi aiuta probabilmente a proteggervi attraverso anche gli studi di settore per quanto riguarda poi eventuali controlli, che ritengo che a quel punto, essendo congrui e coerenti, non avrete mai. Ecco che è una duplice opportunità, ed ecco il motivo per cui il binomio Consiglio Nazionale CSC, anche da questo punto di vista, ci vede protagonisti in questo show, sempre insieme a braccetto con Geometra Foresto, ieri a Milano, oggi ad Avellino, la prossima settimana a Termoli, a Campobasso, Catania, in giro per tutta l'Italia, andiamo a braccetto insieme, proprio perché riteniamo che, pur essendo due elementi che potrebbero sembrare diversi, studi di settore parlano della mia attività, il centro raccolta e il fisco invece sono strettamente connessi e complementari. Posso ricordare una cosa? Se qualcuno di voi fa le dichiarazioni dei redditi e acquista per farle inevitabilmente un software per poterlo fare, sa che cosa costa. E al di là del costo del corso, qui tutto è gratuito, vi trovate tutto pronto, tutto fatto, il software è all'interno e vi viene mandato tramite internet, attraverso internet, non vi costa assolutamente nulla. Cioè, al di là di centro raccolta nessun costo aggiuntivo, la quota associativa è zero. Quindi lei, quando compilerà, allora lei va al corso di formazione, fa il test, raggiunge il risultato positivo al test, ha l'opportunità di diventare centro raccolta, se lo diventa sottoscrive l'adesione che costa zero, entra all'interno della convenzione che costa zero, è tutto completamente gratuito, non c'è nessun costo aggiuntivo. La previsione la possiamo fare anche su internet. Sì, assolutamente sì. Se la combinate oggi, aiutate il collegio a fare una conta con noi, a definire una data, perché mentre chiacchieravamo c'è arrivata una mail da Chieti dove sono in 50 e facciamo due corsi di formazione, siamo nel verbano fusioso, quindi è un po', anche perché come dicevo la deadline è quella di aprile, quindi prima riusciamo a strutturarlo, prima abbiamo gli elementi per l'ipotesi di corso. Io aggiungevo, e poi le lascio la domanda, che l'ingresso anche in qualità di centro raccolta dà poi l'opportunità degli step successivi, cioè il corso advanced, che non vuol dire solo fare il corso, ma potersi occupare
quello che in qualche modo è già compreso nel regio decreto del 29, no? L'articolo 16, la tenuta della contabilità alle imprese. Allora c'erano solo le imprese agricole perché il mondo era esclusivamente agricolo, insomma, tendenzialmente agricolo o della grande azienda, no? Non c'era la piccola e media impresa. Quindi vuol dire un po' riappropriarsi di qualcosa che era già vostro ed era della categoria dal 29. Quindi possiamo compilare solo, iniziamo con questo. Poi, voi compilate il modulo di prevenzione, li date al dottor Marchetti, che se avete qualche quesito in più è lì apposta per darvi le risposte, le raccogliamo e se avete ancora 3 secondi, quando li contiamo abbiamo già un elemento per potervi dire qualcosa. Sì, 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 anche via internet, lo chiedevo, sì, assolutamente sul posto. Sì, voleva chiedere. Una volta fatto il concorso di donazione in base, lei prima accennava l'importo che è quello dei 15 euro che il CAF preleva tramite lo Stato. A noi quanto ci entra e come ci entra? Allora, di questi 15 euro a voi entra 0. E le spiego dopo, però no. Entra 0. Perché il lavoro che voi svolgete in qualità di professionisti viene pagato direttamente dal cliente. Quindi la prestazione che voi fate al cliente, la fatturate al cliente, sono quei 52 euro che nella realtà è un importo che io mi permetto di dire che è basso. Ecco, una dichiarazione media singola e non congiunta, perché come potranno scoprire coloro che parteciperanno al corso di formazione, il modello 730 permette la dichiarazione singola o congiunta, viaggia attorno ai 70-80 euro se singola, congiunta anche fino a 150 euro. Voglio dire, con due dichiarazioni ammortizzate il costo del corso, ecco, se volessimo pensare così idealmente di andare a brecchire solo da un punto di vista dei costi. La volontà di non riconoscere nulla risiede nel fatto che, al di là del fatto che abbiamo messo a disposizione e fatto un grosso investimento nel software, il software noi lo paghiamo, è gratuito per voi, però il software costa, e la Tucchetti lo mette a disposizione. E poi abbiamo fatto un altro ragionamento, una riflessione che facciamo quante volte, vero Foresto, insieme, ma proprio nel momento in cui noi vi riconoscessimo 3 euro, 5 euro, che è un terzo, quindi insomma una cifra cospicua, e voi gestite 50 dichiarazioni, vi riconosciamo 150 euro. Grazie per la risposta. Quanto meglio avere assistenza gratuita nel momento in cui uno può avere il dubbio di compilazione, può avere il dubbio interpretativo. Ecco la squadra che esce. Diciamo che se vogliamo così un pochino prendere a prestito la metafora di qualsiasi squadra, prendiamo il pallone, noi facciamo un po' il mister, no? Mettiamo un po' la squadra nella posizione giusta, voi giocate ognuno con il proprio ruolo, però alla fine il risultato è quello della categoria. E io ritengo che il grande risultato che la categoria può ottenere assieme a noi, quindi tutti insieme, è quella di diventare una figura professionale di rilievo nel mondo fiscale. Perché l'altro dato su cui io mi soffermo sempre è questo: su nemmeno 8.100, perché sono circa 8.090 i comuni in Italia, 5.250 circa sono presidiati da almeno uno studio di un geometra, dove quindi non ce ne sono 2, 3 o 4. Noi abbiamo insieme anche una funzione sociale che va al di là del business, perché la persona anziana del paesino a Santo Lossorgio in provincia di Oristano, dove abbiamo un centro raccolta, non ha la possibilità di prendere l'autobus e di scendere ed andare ad Oristano. La persona che ha difficoltà di ambulare di Andrate, che è un paese a 950 metri di quota sopra Ivrea, non può prendere l'autobus e scendere ad Ivrea e andare al CAP della UIL o della CGL. Sapete da chi va? Da Giometra, che gli ha gestito gli immobili, che penserà alla successione, che gli ha fatto i frazionamenti, che li fa l'ICI. Questo è il nostro compito, ecco la mission vera, ed è questo di cui io è proprio questo l'entusiasmo di cui io mi nutro quando parlo con voi. Il business, credetemi,
è un'altra parte, c'è qualcosa che va oltre. Se voi pensate che addirittura il mondo della scuola ha iniziato a provare interesse per questo evento, dicevo, due istituti tecnici, Alghero e Pescara, da soli, autonomamente, perché non sono stati interlocutori diretti di questa vicenda, hanno inserito nei percorsi scolastici la figura del geometra fiscalista. Cioè significa che i ragazzi che usciranno tra 5 anni saranno anche fiscalisti, e quindi a mio avviso per i professionisti di lungo corso è un modo per sentirsi ancora di più stimolati per ritrovarsi alla pari domani. Esatto, ma io lo dico con convinzione, eh? Assolutamente, assolutamente. Io ho 15 anni di frequentazione con la categoria, non due giorni, perché sono 15 anni che insieme ai geometri facciamo questo lavoro e devo dire che ho imparato molto. È sempre un professionista di riferimento per le famiglie e per le imprese, è sempre un professionista concreto, non fa tante chiacchiere, deve dare risposte. Non è un professionista autoreferenziale, il commercialista che è dedicato sulle proprie pratiche. Prego. Come responsabilità per la responsabilità è completamente del CAF. Chiaramente se lei. Dividiamo le due responsabilità tipiche, che sono la penale e quella civile. Se quella civile rimaniamo, e quindi un danno involontariamente cagionato a terzi, così come dice l'articolo 1343 del codice civile, obbliga colui che l'ha cagionato a rimborsare colui che l'ha subito. Quindi, per obbligo di legge, il CAF deve avere, ed ha, perché altrimenti non ha l'autorizzazione, una polizza di responsabilità civile, che come un grande ombrello copre tutte le strutture sottostanti, società di servizi e centri raccolta. La penale vuol dire che qualcuno ci adoro e che volutamente prende dei documenti di tarocca, così usiamo un termine semplice, diretto e pregnante, di tarocca, e inserisce delle spese che non sono coerenti a quelle reali. Questo non può essere coperto, e quindi è truffa, non lo compra il CAF, perché in galera non ci va un'entità astratta, ma ci va la persona. Prego, c'era il signore con gli occhiali. Sembrava avesse altre domande. Il cupo di adesione del centro di raccolta, c'è cioè un film e qui adesso ottengo la film. Sì, basta la film questa volta. Ci vediamo. Nel senso, per il modulo di preadesione o cupo di inserito, diciamo, cupo di adesione del centro di raccolta. Ma lei fa già pratiche. No, allora lei deve fare il modulo di preadesione in corso. Dopodiché. Percorso formativo, test, conseguimento positivo del test, nomina centro raccolta, noi mandiamo la documentazione, fa la sottoscrizione. Esattamente questo è l'iter procedurale. Altre domande? Io faccio il tipo divento centro di raccolta per una serie di cause, cioè non ho pratiche. Grazie, per lei è straordinario. No, ma non è una battuta. Perché strettamente connesso, no, è perché strettamente connesso ai 3 euro, 5 euro. Noi abbiamo voluto, con il Consiglio nazionale, creare una soluzione open, priva di franchigie. Da 0 a 1, a 10, a 100, a 1000. Noi abbiamo aperto un centro raccolta a Milano, fa 1000 se ne siete 30. Sa quanto riceve? 0. Chi ne fa 0 è centro raccolta. Chiaramente se proprio dopo 2 anni non fa nulla, beh, dobbiamo parlarci, perché credo che valga la pena tenere appesa qualche cosa. Questa è la soluzione. C'è chi ne ha fatta una. Chi l'ha fatta? La zia, la nonna e la mamma. Ha testato questa attività, ha provato, si è sperimentato. Noi altresì, cosa che non mettiamo nelle slide, se no sembra di venire a fare un'attività di direct marketing, e non è questa la nostra intenzione, abbiamo messo a punto un kit per il centro raccolta per potersi pubblicizzare verso la propria clientela. Quindi io faccio il corso, divento centro raccolta, poi devo fare la promozione della mia attività.
E quindi abbiamo messo a punto dei Debian con una stampa unione per chi ha la propria clientela su un database, un foglio di Excel, che li va ad agganciare in un foglio di Word, stampa e può mandare a tutta la propria clientela una comunicazione nella quale dice: guarda, io sono legittimato in funzione dell'articolo 16,4 del DM 164 31 maggio 99 a svolgere attività di assistenza fiscale, sono un centro raccolta e quindi da domani, oltre a farti questa branca, ti posso fare pure il modello 730, il modello RE, il modello ISEE e tutto ciò che è contemplato, l'ICI, questo è. E tenete conto che ci sono delle evoluzioni in atto che potrebbero portare anche a implementazioni notevoli fino ad arrivare addirittura al patronato, cosa che faccio un'altra considerazione commerciale, è l'opportunità di avere un rapporto continuativo, lo dicevamo, è vero, a pranzo, rapporto continuativo con la clientela, come fate a averlo? Una volta no, gli fate la progettazione della villetta, gli accatastate il garage, fate il frazionamento del terreno, non è che poi li vedete tutti gli anni, tutti i giorni questi signori. Con questo tipo di attività vi posso assicurare che li vedete tutti gli anni almeno 3 volte all'anno, almeno. Se mai ci paga uno qualche cosa che non ha pagato prima. Non io già sto pensando a ha già evoluto il concetto. già. Se no non sarebbe presidente. Siccome si lascia sempre qualcosa a pensa, no? Qualcosa. Domande? Ulteriori? Allora, se non ci sono domande vi consegniamo gli attestati così. E chi ha firmato lo schema di adesione che può consegnare